Si è aperto questa mattina al Maschio Angioino, alla presenza del sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, il seminario I figli degli immigrati nella scuola alle nuove sfide, promosso dal Ministero all'istruzione e organizzato dal Comune con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo ormai come città una migrazione, o meglio un certo numero di studenti stranieri o con background migratorio che sono iscritti nelle nostre scuole. Non abbiamo ancora i numeri di alcune città del nord, ma abbiamo sicuramente 4-5 comunità che si esprimono in modo numericamente consistente. È importante perciò che con il MIUR e con l'ufficio scolastico regionale si svolga oggi a Napoli questa riflessione nazionale che c'è sempre stata ogni anno e che di solito si svolgeva nel centro nord. Due giornate, la seconda si terrà domani al Castel dell'Ovo per riflettere sulle esigenze organizzative e didattiche delle scuole in contesti multiculturali attraverso lo scambio e il confronto di esperienze tra territori diversi. La scuola ha un ruolo importantissimo, a maggior ragione se sarà approvato come auspico lo Ius Cultura in Parlamento, e quindi avrà un ruolo ancora più decisivo nel costruire cittadini. Le ragazze e i ragazzi hanno nell'inclusione, nella partecipazione, nel processo di inclusione, un atteggiamento molto naturale. La scuola deve semplicemente accompagnare questa naturalezza e deve dare gli strumenti agli insegnanti per svolgere al meglio il proprio lavoro. L'evento è stata anche occasione per presentare la ricerca realizzata dall'Istat con l'assessorato alla scuola e l'ufficio scolastico regionale sulle condizioni di vita degli studenti figli di immigrati nella città di Napoli. Gli studenti stranieri o nati in Italia che hanno risposto alle nostre interviste ci hanno dato un quadro molto diverso delle migrazioni rispetto a quello che ci consegnano in questi giorni, in questo periodo storico, i giornali. Non è un'invasione da respingere, non ci sono muri da ergere, ma ci sono linguaggi e culture che si devono incontrare. La cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati fu uno dei primi atti della nostra amministrazione. Adesso con orgoglio verifichiamo che le comunità scolastiche della nostra città sono un esempio di democrazia, di integrazione, di solidarietà, di valorizzazione delle differenze. Anche l'amministrazione comunale ha messo in campo attività contro la dispersione scolastica, per l'accompagnamento a scuola dei figli degli immigrati, dei Rom, e anche dai dati Istat ai quali abbiamo contribuito in questa ricerca emerge che Napoli è testa di ponte, punto di riferimento, esempio sotto il profilo dell'integrazione. Siamo una città di mare, siamo una città con una grande storia, una grande cultura nel cuore del Mediterraneo. Per noi la solidarietà è un valore costituzionale, un imperativo morale, uno stile di vita, e noi siamo orgogliosi di quello che fanno i professori, le professoresse, i dirigenti, gli operatori scolastici. È una comunità viva che ci dà l'esempio e ci incoraggia ogni giorno ad andare avanti per questa strada.